Una famiglia spende in media 1 euro al giorno per bere. Per 365 giorni sono 365 euro che vengono caricate ingiustamente alle famiglie che già pagano tante tasse e si devono sobbarcare pure la tassa per poter bere, cioè per poter vivere. Per non parlare poi dell'acqua sudicia che ci arriva a casa. Quindi ci sono delle responsabilità, perché se la CGT di acqua fosse stata una società che avrebbe gestito bene i servizi idrici integrati, questa sera non c'era motivo di vedere tutta questa gente in piazza. Sono venuti anche dagli altri paesi, ci sono delegazioni di Canicattì, di Favara. Comunque questo comitato, diciamo pure, è stato anche promotore, perché ci hanno attenzionato pure da fuori, hanno visto il nostro impegno che dura da tanto tempo. Io non voglio ripetere perché potrei essere prolisso, però voglio dare la parola a Silvia Sazio, che rappresenta anche Codici, un'associazione di consumatori che lotta per i diritti del cittadino. E allora noi e il bene comune non siamo quelle 10 persone che levano spazio alla famiglia, alla propria serenità, ai propri hobby. Noi spendiamo il nostro tempo anche per voi, e se siete qui vi devo dire grazie, perché noi e il bene comune siamo tutti noi. Buonasera a tutti, intanto inizio a ringraziare i comitati civici, i rappresentanti dei comitati civici che si sono davvero prodigati per esserci, e devo per forza elencarli: è l'Intercopa di Sciacca, rappresentata da Zammuto, Titano per l'acqua pubblica di Licata, rappresentata da Toni Licata, di Licata appunto. È il comitato civico di Licata, che non ha un nome ma si chiama Licata, è Fondachello Playa. Fondachello Playa. E poi volevo dare un benvenuto e un saluto caloroso anche al dottore Lombardo, che si batte non solo per l'acqua, che è appunto l'associazione Mare Amico, che siamo abituati forse a seguire, perché ha dato vita a diverse inchieste. Diciamo forse un volto che conoscete televisivo, perché Presa Diretta se ne è occupato tanto di acqua, grazie a lui, grazie all'Intercopa, grazie ai comitati che nel territorio hanno fatto la loro parte incessantemente. Perché vi abbiamo chiamati qui? Perché abbiamo deciso, c'è anche Canicattì e Campobello, Angelo Camilleri, Canicattì non so come si chiama il comitato, ma è un comitato civico, Montevago, Santa Margherita, Belice, pensate un po', Favara. Ecco, bravo, grazie per il suggerimento, però sono davvero tanti i paesi che sono intervenuti con i loro rappresentanti. Perché inizio col dire che sento il bisogno di ringraziare questi rappresentanti, e sento di farlo davvero con il cuore, ma voglio sottolineare una cosa, voglio farvi riflettere sul fatto che il problema dell'acqua è davvero un problema trasversale, e che il 23 dicembre del 2007 si è consumato, ai danni dei cittadini della provincia di Agrigento, si è consumato un atto criminale, quello di mercificare l'acqua, non solo l'acqua ma anche il servizio. E allora io combatto con la Girgen di Acqua, e vi posso assicurare che è un mostro, che è un'associazione a delinquere, lo dico, anche se rischio la querela, perché posso dimostrarlo che lo sono, perché noi componiamo bonariamente le controversie con tutti, con le società, con le banche, tra privati, con loro. Non è possibile, se noi andiamo e diciamo il povero vecchietto ha 400 euro di pensione, voi gli mandate una fattura di 3.000 euro, componiamo bonariamente la lite, ve ne facciamo dare 1.000, 1.500, abbattiamola del 50%, con la banca ci riesce di farlo, con loro no, vogliono fino all'ultimo centesimo, vogliono le spese legali, vogliono tutto. Quindi questo perché? Perché mi dispiace dirlo, ma la politica in questi anni li ha lasciati fare, li ha lasciati fare, e questi signori sono diventati aggressivi per questo motivo.